Facebook. Se no non riesco, però scusatemi, se no non riesco ad andare avanti, anche perché non so di cosa stai parlando, perché abbiamo lui, Social Boom, che ha fatto anche lui una bella roba, guardate. State pronti, che è una cosa veramente assurda. Siamo partiti per Codogno, cercando ovviamente di entrare e di vedere cosa succedesse all'interno di quella che viene chiamata zona rossa. Sono 8 cerchi di volanti che ogni volta fanno un controllo per far vedere chi passa e chi non passa. Usciti dall'autostrada abbiamo beccato il primo cerchio. Siamo riusciti a scavalcare da qui, passando da questo cancello, e ora siamo dentro alla zona rossa. Una volta entrato nella zona rossa, ho iniziato a girare per questo paesino cercando di fare il meno rumore possibile, e ad un certo punto una delle volanti del primo cerchio si è staccata dalle altre ed è entrata dentro questo paesino per cercarci. Però ho detto, scusa, ma siamo qui, ora proviamo a entrare a Codogno, visto che siamo a 50 metri. Cosa è successo? Che siamo andati ulteriormente avanti e abbiamo beccato un altro cerchio di poliziotti, e c'erano tantissime volanti in quel punto lì, raga, neanche quel numero, cioè, neanche si riuscivano a contare. Siamo fermati a parlare con loro perché non potevamo fare altrimenti. Teoricamente potreste entrare, ma per legge non potete uscire. In pratica le voci che girano in giro sono false. Nella zona rossa si può tranquillamente entrare, ma non se ne può uscire per ben 14 giorni. Noi siamo entrati ma non abbiamo toccato nulla, abbiamo soltanto fatto video e foto. Probabilmente cercheremo di rientrare. Ma a pro di che? No, ma soprattutto poi appunto non era vero. Io credo sia indifendibile anche tu. No, no, però, aspetta, ci sono delle indagini in corso. Ma dico, cosa sì. porta? In questo momento... Cioè, non mica fa ridere. No, non fa mica far ridere una cosa del genere. Mamma mia, ma io non so. Ma, non ma se questa è la gioventù italiana, ma per favore, prima uno scappato di casa, adesso un altro scappato di casa, mamma mia. Non ho ancora ragazzi. Parlato. Vabbè, ma comunque questa non spiega perché hai fatto una cosa. Basta. Aspettate un attimo, fate anche lui spiegare perché hai fatto una cosa del genere. Allora, anche perché rischi, scusami. Cioè, però di che? No, ma mica è una cosa che ti fa ridere, è una cosa che ti porta follower. Ma che follower? Che senso ha? Ci sono delle indagini in corso. Ma statevene a casa. Va bene, ci sono delle indagini in corso in questa roba per capire effettivamente se io sono entrato o non sono entrato. Il mio telefono è stato sequestrato, stanno controllando le posizioni, stanno controllando tutto quanto. E questa è la situazione attuale. Anche perché rischi 3 mesi di carcere e un'ammenda fino a 309 euro. Cioè l'ammenda fino a 300 euro e da 1 a 3 mesi di reclusione. Ok, questo giustamente. Giustamente, infatti. Molto giustamente. Molto giustamente, ma già lo sapevo questa cosa, okay. Non è una cosa che non sapevo. E quindi perché l'hai fatto? Questa cosa qui è stata fatta perché in quel periodo specialmente, ora siamo a 2 settimane e passa sì? dopo, c'era un sacco, ma veramente un sacco, di non solo disinformazione, ma proprio psicosi, e non si capiva realmente cosa stesse succedendo in Italia riguardo questo virus che si diffondeva. Quindi... E che c'entra? Che c'entra? Che c'entra? L'informazione... E qual è l'informazione che hai voluto dare tu? Scusami, non abbiamo, riesco a capire. Ovviamente che noi abbiamo cercato di farla qua dicendo a tutti non potete né entrare né uscire. Cioè mentre noi in televisione dicevamo non entrate, non uscite da Codogno, tu facevi il galletto e tentavi no, di entrare. Aspetta, non aspetta. Ho capito. No, non è assolutamente un gesto di cavalleria. Barbara, anche ha dato fastidio ai poliziotti. No, erano lì per difendere le persone che erano in quarantena. No, spiegamelo. 30.000 e per difendere noi da loro. Loro se erano infetti, anziché fare questo, i poliziotti che noi ringraziamo perché rischiano la loro salute, si sono dovuti occupare di questo ceffo. Ok, stiamo parlando di una persona che mi ha dato del criminale tempo fa, quindi farò forse perché ho detto che usi parole da criminale. Sono slang giovanissimo. Vabbè, fatemi capire. Dei bambini. Aspettami, Nancy, fammi capire fino in fondo. Quindi a parte che se vieni condannato sei un criminale. Allora, ovviamente lì sono state passate soltanto le immagini, quello un po' più clou, che è giusto così, perché comunque è intrattenimento. Però abbiamo visto determinate cose che effettivamente non erano menzionate da nessun'altra parte. Ai poliziotti che stavano sigillando una zona rossa per epidemia contagiosa, è un gravissimo reato. Sarai un criminale quando verrai condannato e spero che avvenga. Ma anch'io spero che giustizia sarà fatta, questo non lo metto in dubbio, saranno poi poliziotti a decidere. Quali sono le misure da fare? Ancora non ho capito. Se non lo interrompe. Aspetta, Alessandro, in un minuto voglio capire. Mentre noi, io in televisione, tutti i giorni dicevo
mi raccomando, non uscite da Codogno e non entrate. E c'erano i poliziotti, i carabinieri, l'esercito, che prendono pochi euro al mese e spendono la loro vita per noi. Tu sei andato lì prendendoli in giro. No, allora, dai, voglio capire sì, perché, cioè, socialmente l'utilità per noi qual è stata? Allora, prima cosa, massimo rispetto per chi lavora. Bene. Se visto, ho creato, okay, problemi dei poliziotti, comunque non è che hanno perso un mese di tempo appresso a questa cosa qui. Ma che significa? Ma che significa? Ma anche un secondo del loro tempo, ma che significa? Ma infatti ho chiesto scusa per l'eventuale perdita di tempo. Ok, ma perché non l'hai fatto? L'obiettivo. Esatto. Il motivo è stato fare un tipo di informazione che non fosse filtrata, ma che mostrasse realmente, proprio come una fotografia, quello che succedeva all'interno, comunque, in quelle zone limitrofe. E ovviamente filtrata da chi? Da chi? Non basta il lavoro che facciamo noi? Non basta il lavoro che fanno i telegiornali, che fa l'informazione? Però, gliela devi dare tu la realtà. Poi no, qual è, vabbè, la realtà? No, vabbè, non è vero. Qual è la realtà? Cosa? Che dici, guardate come si riesce ad entrare. No, cioè, no, no, non era assolutamente e quello. Qual è? Abbiamo fatto vedere determinate cose, per esempio il fatto che si potesse entrare ma non si potesse uscire non era scritto da nessuna parte, c'era scritto semplicemente che c'era il divieto di accesso, per dirne una. C'erano tantissime altre cose interessanti. Il problema è che ti hanno fatto uscire. Come, Bravo! Il problema è che ti hanno fatto uscire. Cosa significa? Significa che tu sei venuto qui a prenderci in giro. Ma c'è? Tu ci stai pigliando. No, ci stai pigliando. Sì. Tu sei andato lì con questo preciso compito. Voglio dimostrare che i poliziotti che dovrebbero tutelare la zona rossa di Codogno non fanno bene il loro lavoro. Io posso entrare, io posso no, uscire. No, non è vero. Bravo, direttore. Scusami, scusa il termine, Barbara. Tu sei andato lì per sputtanare il lavoro di gente serissima che era lì a rischiare la sua vita. Tu sai perché c'era la zona rossa? Per evitare un contagio, per evitare che delle persone morissero. E tu sei andato lì a mettere a repentaglio non solo la tua vita, ma la vita di tutti noi, per far vedere che potevi uscire ed entrare a tuo piacimento. Non è vero. Tu hai un comportamento delinquenziale perché non hai un minimo di rispetto per il prossimo. Per il prossimo, tu vuoi essere social? Secondo me, social boom, secondo me tu di sociale non c'è manco la faccia. Va bene, ha urlato, bravo. E no, non ha urlato, ha detto delle cose. Guarda. Sai, ragazzino, qual è il tuo problema? Che voi siete sbagliati di principio, non siete giovani, dovete dare l'esempio. Tutto tu non hai cosa? Umiltà. Tu non hai per un umiltà, pugno di bagno di umiltà, hai messo in pericolo, come ha detto allora il direttore, non, mille cose, basta. Voi aggredirli, siete la vergogna della gioventù italiana. Scusami, uno, Francesco, uno, due. Francesco, basta, no, guarda, Francesco, scusami. Non possiamo aggredirlo. Non sono tutti così. Non possiamo. Non sono tutti così. Tu sei un ragazzo, scusatemi, qui, Patrizia, per favore. Scusami, Francesco. Tu sei uno youtuber anche molto conosciuto, hai un sacco di iscritti, no? Quindi sì, se hai un sacco di iscritti farai anche dei contenuti belli, intelligenti. Piacciono. Ok, allora la domanda è, ti sei reso conto di aver fatto una cosa brutta? Allora, lo chiedo sì, anche a te come l'ho chiesto a lui. Allora sì, no? Cioè, mi rendo conto. Inutile, antipatica, anche una sorta di presa in giro. Allora, inutile secondo me no, però effettivamente una roba utile che... a cosa? Niente, io non riesco anche con la calma a cercare di portarti... No, ma non c'è da innervosirsi, semplicemente abbiamo mostrato determinate cose che non si trovano da nessun'altra parte, né su giornali, cioè, né su media. Cosa? Te l'ho detto, per esempio, il fatto del possibile ingresso con poi negazione di uscita. È una cosa, e l'hai ripetuta quattro volte. Se mi interrompete ogni volta, come hai appena fatto, figlia mia, guarda, non posso che parlare. Stavo dicendo che non possiamo aggredirli così. Vengono da una generazione completamente a noi lontana e distante. Parlano di social, ma non hanno... Maria Teresa, Maria Teresa, no, non sono d'accordo. Io invece... Ho detto... io sono convinta dell'intelligenza, scusatemi, di questi ragazzi, e quindi mi innervosisco se un ragazzo intelligente che è riuscito ad avere tutti quei followers fa una cretinata del genere. Sono quindi d'accordo. Lo invito e cerco di fargli capire che, siccome in questo momento ci sono 3 milioni di italiani, ok, e magari da domani avrai un sacco di followers in più, no, ma io non sono felice per te, ok, non ti interessa, bene, allora speriamo che tu non li abbia. Stavo cercando di farti capire che sarebbe più carino dire, secondo me ho fatto una cretinata, sei convinto di quello che hai fatto? Ok, perfetto, io vi faccio vedere invece i social dalle persone intelligenti come vengono usati. Guardate. Ciao da Fiorello, come state ragazzi? Tutto bene? Ma perché non stiamo un po' a casa? Tutti a casa? Eh? Io resto a casa, guardate.
col mio amico Orso, stiamo leggendo, stasera leggiamo questo, guardate che c'è scritto amore. E niente, dice che bisogna stare a casa. Ma da questi giorni qui tutto sarà un po' speciale, e intanto noi restiamo a casa. Abbiate un occhio di riguardo per voi stessi, per i vostri genitori e soprattutto per i vostri nonni. Non facciamo cose stupide in questo periodo, sacrifichiamoci un attimo. Fatelo per voi stessi, fatelo per l'idea che torniamo alla normalità prima possibile. Ve lo dico, fermiamoci. Anche stasera sono a casa, stasera cucino, guardate che ho preparato. Sto preparando la parmigiana di melanzane, guardate. Melanzane, che buone. Buona. Se tutti collaboriamo, questo momento passerà subito ed evitiamo di mettere a rischio la nostra vita e quelle degli altri. Più restiamo a casa e il problema più si risolverà velocemente. Che è sta roba, andare in giro a fare gli aperitivi? Che brutta cosa. Caro iperattivo, se tu ti calmi un attimo e stai a casina, magari ci sei anche tu al prossimo giro, capito? C'è del casismo intorno a me. Mi raccomando, lavatevi le mani, che è la cosa altrettanto importante. Seguiamo le regole, niente abbracci, niente baci. Laviamoci spesso le mani, c'è un bel video della D'Urso che potete andare a guardare se non sapete lavarvi le mani. Not a day bleeds in the nightfall and you're not here. Tutti insieme ce la faremo, ce la possiamo fare. Questo virus terribile, sapete come va sconfitto anche con l'amore? L'amore per noi stessi, l'amore per gli altri. Sono sicuro che la situazione cambierà e migliorerà. Però usate il cervello. Mi raccomando, un abbraccio da Eros. Ciao. Un abbraccio virtuale, a distanza. C'è un tempo e un luogo per ogni cosa, ma non ora. In futuro, ma non ora. Fino al 3 aprile io resto a casa. Ciao ciao. State a casa, è bellissimo. Fai come me, rimani a casa. Bravi tutti! Tu, Francesco, che speri di non avere altri followers dopo questa puntata di Pomeriggio 5, l'hai fatta una cosa del genere? Sì. Sì? Non è stata passata, però anch'io ho fatto appelli del genere dicendo di rimanere a casa. E tu stai a casa? Io cioè, sono dopo quella ora di Codogno stai a casa? Io, tralasciando oggi okay. Che sono qui, sono 2 giorni che non esco di casa, puoi star tranquilla. 2 giorni proprio. È troppo poco, dovevi chiuderti in casa già da prima. No, non è che sono che esce molto, che frequenta molto a me, movida. Meglio stare a casa e seguire le regole. E farlo seguire anche ai ragazzi giovani come te. Ci vediamo fra un attimo.